Ciao Giancarlo, ben Ciao. rivisto. E ti chiamo perché ho saputo che sarai quest'anno al Roma Fidelity tra pochissimi giorni, Esatto, siamo pronti incredibilmente. e siamo caldi. E quindi voglio sapere che cosa ci aspetta nella vostra saletta e soprattutto quale saletta sarà. Allora, la saletta sarà la Aventino, che è una sala di circa 80 metri quadrati che divideremo in due. Ah. E sì, proporremo un po' di alta efficienza. Diciamo, chi vuole perdere i capelli o pettinarseli meglio può venirci a trovare. Cosa intendi per alta E efficienza? quindi presentiamo le novità in distribuzione dell'audiogamma. Quindi due sale, una con le 4700, quindi col woofer da 38 Ah, assoluti seri, quindi quindi JBL. JBL, certo, che io amo tanto. Pilotate da una coppia di finali mono Mici M8, quindi da circa 1 kW l'uno. Sì, preamplificatore Mici, il P5, Auralic Aries G2.1 e Nucleus. Ah, certo. Quindi run e file che avrai selezionato, spero, personalmente. Diciamo, ci sarà un collegamento a Cobuz via cavo, anche se insomma lì c'è solo il wifi. Vabbè, insomma, ho sistemato una cosa in modo da avere un collegamento che ci permette di fare alta qualità, e poi avrò una bella quantità, il classico NAS con una bella quantità di file. Dimostreremo in quella sala non solo la musica che, diciamo, convenzionalmente sembra più adatta per quei diffusori, e quindi il rock tipicamente, ma Wow. anche classica e musica da camera, insomma, musica diversa da quella solita, per far capire e scoprire ai visitatori che ci verranno a trovare che le JBL non sono solo per la musica rock. Ma E di questo interessante. ne sono profondamente convinto. L'altra sala invece, che forse ti stuzzicherà Sentiamo, sentiamo. particolarmente, l'altra saletta avrà, allora, preprocessore Arcam AV40, due finali, il PA240 e PA720, sempre dell'Arcam, il primo due canali e il secondo sette canali. Diffusori? Allora, i diffusori sono della serie HDI della JBL, sono 3008 anteriori, 3006 posteriori, due subwoofer, uno anteriore e uno posteriore, e il centrale HDI 4005, che è quello che ha 4 woofer da 16, quindi diciamo Tanta roba. bello, tanta roba. Il lettore sarà il Reavon, il top di gamma, il 200, il tutto visualizzato dall'OLED Philips, l'806 da 77 pollici, Che verrò a calibrare nottetempo, che ricordiamo. verrai a calibrare, e quindi si vedrà peggio. Giusto? Cari lettori, non state a sentire Fantaroli che calibra peggio. Scherzo. Certo. Poi aspetta, ne aggiungo anche un'altra, perché noi comunque avremo una salettina al primo piano di AV Magazine, che utilizzeremo principalmente per le interviste e per altre cose, però avremo un piccolo sistemino con anche noi un Arcam che ci presterai molto Grazie a gentilmente. tutti, sì. L'SA20, che è molto bello, che abbiamo già utilizzato 2 anni fa, ricordiamolo, stavolta con delle casse più interessanti, che sono le mie personali, ricordiamolo, B&W le 606, e con qualche altra chicchettina che scoprirete. Molto bene, Giancarlo, quindi va bene, ci vediamo tra pochissimo, perché oggi è lunedì, ci vedremo venerdì. Venerdì è una lunghissima giornata di setup che documenteremo anche, che faremo vedere. I preparativi già fervono. Benissimo, benissimo. Benissimo, grazie ancora Giancarlo e a prestissimo. Ciao, ci vediamo al Roma ai Fidelity, Certo. venite in tanti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.